Ok ragazzi, bentornati su Relax con Stray, il gioco in cui sei un gatto e ti comporti da cane. Quando ci allontaniamo diventano più tranquilline. Bene. Sì. Allora, grazie a quest'arma riusciamo ad andare avanti senza troppi problemi, in realtà. Prendere, bastardi. Oh, non sono resistito nulla, eh. Figli di una gran scrofa. Ok. Io sono gatto. Muori, ok. Ragazzi, è mica una cosa facile qua. Bene. Hanno disposto questi schifi in maniera tale da rendere difficoltoso combatterli. Gioco d'astuzia adesso contro sti cosi, non si tratta più di avere riflessi. Apri serratura. Quante ne devo aprire di serrature? Solo quella? Perché io... Che schifo sti occhi. Perché io di fatto non so cosa sto facendo. Schifosi. Muori. Merda, merda. Ma perché? Perché dico io? Stanno morendo tutti. Oh, mi è esploso il coso, merda. Sì. E questi? Vabbè, me li sono uccisi tutti, ma in realtà non c'era bisogno. Apri serratura. Forse non devo sempre ammazzarli tutti.
Anche se devo dire è divertente e soddisfacente fargli tutto un lavoro. Porca miseria. Ah, ragazzi, questo scorpio. Bevo un attimo l'acqua, eh. Sono stato al Giappo, c'era un sacco di soia, quindi c'è un po' di sete, ma guarda che bello! E la miseria! Vi dico la verità, guardando il trailer non mi sarei mai aspettato di trovarmi di fronte a sta roba qui. Sta roba è forte, eh? Forte, forte, forte. Vi lascio degustare questo bellissimo momento così body horror. Siamo circondati. L'ha usato troppo. Fuga, fuga, raga. Madonna, raga, quanti ce ne sono. Un po' too much, un po' too much. Cazzo. Non so esattamente dove devo andare. Comunque non credo di là. Uff. Merda. Allora, tecnicamente... Uff. Oh. Mamma mia, ragazzi. Ok, si è ripreso, meno male. Era buio, ero solo, sembrava di essere tornato nella rete. Ma tu mi hai salvato, grazie amico mio. Attingere a tanta elettricità ha messo a dura prova il mio processore. Il defluxor è completamente distrutto, dovremo fare attenzione. Finito il giochetto col defluxor. Il nostro caro Doc, nel frattempo, non starà già architettando qualcos'altro, un nuovo tipo di defluxor? Non lo so, sta zona non è molto bella da esplorare, cioè è bella visivamente, però non ci sono trucchetti segreti, cosine nascoste, un po' pacca da esplorare, detto onestamente. Finora è la parte più giocosa, cioè dove c'è da impegnarsi un po' di più come gameplay, però è anche la parte meno interessante, meno atmosferica dal punto di vista dell'esplorazione. Baladin. Conosco le bevande della Baladin. Un viandante riemerso dalle fogne, non se ne vedeva da secoli. Uno da secoli. Sei stato tu a contattarci prima, il piccolo oltreggioso? Sbaltasar l'oltreggioso ti sta aspettando e a meditare in cima al villaggio. Questo macchinario, lo scienziato che assistevo ne aveva uno simile. Era malato, questa era la sua ultima speranza. È entrato nel macchinario.
Ma io non ero con lui, era solo. Cosa stavo facendo? Si è trasferito all'interno del computer e poi tutto è cambiato. Ma con il trasferimento qualcosa è andato storto, è rimasto bloccato per centinaia d'anni. Fino alla comparsa di un micio. Possibile? Ero io. Ero io lo scienziato. Io ero umano. Mi serve un istante. Scusami, io... Mi serve un attimo, non ho molta voglia di parlare adesso. Allora... Qui ti stanno giocando, che è? Domino? Ah, non lo so. È un gioco molto strano, molto particolare. Sembrerebbe una sorta di domino con delle regole tutte strane. È inutile che proviamo a parlare con questa gente perché tanto... Credo che il nostro amico B12 non abbia troppa voglia di interagire. Prendi pianta viola. La vorrei prendere, ma... B12 è rimasto bloccato lì. Beh, ci facciamo le unghie. Ci avrei una voglia matta di parlare con sti tizi, capire come vivono qua. Ok, questo tubo ci porta all'altro piano. Cos'altro ho dimenticato? Devo aver avuto dei genitori, degli amici, che ne è stato di tutti? Volevo spalancare la città, ma sarà rimasto qualcuno da salvare. Ah, ecco perché prima... Cioè, gli era rimasta questa volontà. Beh, noi ci possiamo muovere. E questo? E perché c'hanno tutti un manekineco accanto? Cioè, il gatto in qualche modo è come se fosse il profeta di una profezia. FE5E5E53. Non lo sapete che non bisogna mai interrompere la meditazione trascendentale altrui? Oh, sei tu. Prima eri con Momo, quando abbiamo ricevuto la chiamata. Lieto di incontrarti finalmente, piccolo oltreggioso. Conosci Momo e Doc, perciò sei già pratico di noi oltreggiosi. Mi mancano, il loro ricordo mi infonde pace. Momo è rimasto nei bassi fondi, ho sentito che hai collaborato al ritrovamento di Doc. Quanto a Clementine, si trova nell'infracittà al momento. Se vuoi ancora vedere l'oltre, lei è la sola a potertici condurre. A quanto pare è una specie di piano per lasciare la città. Tieni, prendi questo. Ho scritto il suo indirizzo sul retro della foto. Ok, nuovo oggetto ottenuto. Per raggiungere l'infracittà, scala il nostro piccolo villaggio. Dovrebbe essere semplice per un tipo agile come te.
Se dovessi raggiungere l'oltre, saresti il primo in assoluto. Ti augurerei buona fortuna, ma non ne hai bisogno. Io credo in te. Scusami se prima mi sono spento. Sono umano, probabilmente l'ultimo rimasto al mondo. E guarda cosa resta di me. Ho ricordato molte cose, ma quante ne ho dimenticate? Vabbè, forse se troviamo Clementine potremmo sia ripristinare i miei ricordi sia riportarti a casa. Possiamo tornare di sotto e scoprire di più sui compagni oppure proseguire verso l'infracittà. Mi sconquifera parecchio l'idea di andare dritti al sodo. Kukime, questo cibo è terribile ma non c'è altro in giro. Mi toccherà allentare i bulloni sul davanti se continuo a mangiare questa porcheria. Mi chiamano tutti chef Lattavacciuolo, specializzato nel ricondizionamento degli avanzi. Specialità del giorno, ramen J45 con il mio ingrediente speciale. Lattavacciuolo. Vabbè, questo ovviamente è l'adattamento italiano, probabilmente c'era Ramsay nella versione in inglese. Con Rust sicuramente, Ramsay, Rustmi, una cosa del genere. Ci possiamo mettere a gattare qua sopra? Vabbè. Io tornerei giù e andrei a parlare con i robot. So che voi volete che io vada avanti, però ragazzi, è un gioco rilassatino, facciamocelo piano piano. È da molto tempo che non si vedeva un visitatore, insomma, a eccezione di quei dannati Zurk, naturalmente. Immagini se potessimo sfruttare la loro energia, mettendoli a correre in una ruota o simili, che spreco di potenziale. Da grande voglio essere come mia zia Clement. Ah, è il nipote di Clementine! Volevo partire in esplorazione come lei, ma gli adulti ci hanno proibito di lasciare Villa Antenna. Zurk elettrici ovunque. Ah, per questo c'è gli incubi, cose del Vietnam. Vediamo che gioco è questo. Gli ho rovinato la partita. Vediamo se stanno veramente rimettendo a posto i pezzi. No, penso di aver perso per sempre la possibilità di parlare con sti tizi. Il suono corroborante della spazzatura che cade, scintillante cascata, scevra di pericoli. Che posto incantevole per lavorare i miei versi, ecco, ascolta. O possente cemento, laddove tutto rimbomba, è in te che troverò la mia tomba. La trovi troppo altisonante? No, è proprio una merda la poesia, compace, fa schifo. Qui abbiamo il fiore viola che prima non potevamo prendere, ma adesso sì. E vediamo un po' di che si tratta. Allora, innanzitutto esaminiamo la foto di Clementine. Ci ha chiesto di trovarla. Anche lei fa parte degli oltreggiosi. Inoltre c'è una sequenza di simboli sul retro della foto. Che cacchio vuol dire? Sono dadi? Dadi? 3, 6. Vabbè, ho trovato sto coso, ma non so bene a che cosa serva. C'era una cosa che volevo fare. ...9536 partite a 6... sta vincendo? Non rivelare a nessuno che sono programmato per vincere a questo gioco. E comunque ne hai perse 6, eh? Statisticamente avrei dovuto vincere almeno 8 volte. Ah, quindi anche lui sa che... Lo sapevi che ci sono oltre 900 sfumature di vernice bianca?
Non dirlo a nessuno, ma sto creando la mia personale sfumatura di vernice. La chiamerò marrone immondizia. Quindi non è bianco. Ma guarda, è figo perché c'è tutto un lavoro. Vediamo. Oh! Ma qua sotto è enorme. Ragazzi, cioè, sarei potuto andare via. Però, c'è chi la chiama spazzatura, ma io preferisco chiamarli tesori. Era un robot scampanatore, molti cicli fa, ma mi sono riconvertito in un cacciatore di tesori. Non lasciarti ingannare dal nome, è un lavoro macabro e pesante, come questo braccio che ho appena trovato. Povero diavolo, che la ferraglia gli sia lieve. Ok. Fiori, fiori, fiori. Vabbè, è giusto così. Troviamo fiorellini, fiorellini. Chissà alla fine cosa dovremo fare con questi fiorellini. Non posso andare né qui né qui. Ah, beh, alla fine. Ero preoccupato sul come risalire. In realtà è stato molto semplice. Adoro il profumo di vernice fresca. Mi fa pensare a... Oh, aspetta, non possiedo l'olfatto, che tristezza. May è nel suo periodo decostruttivista, a suo dire. Scommetto che diventerà una grande artista. Se solo potesse fare pratica altrove. Va bene. Abbiamo preso il fiorellino, tutto quello che ci serviva. Questo rincoglionito. La TV è spenta, ma sento ancora il rumore statico. Ho qualche guasto? Dov'è la TV? Dove la vedi la TV, compà? Il tuo guasto è che vedi la TV, ma non c'è. Ok. È abbastanza complicata sta faccenda, nel senso che il villaggio sembra essere piccolo, però c'è un sacco di roba da vedere, da trovare. Clementine era l'unica a cui piacessero le mie poesie, mi manca. Andiamo su, andiamo su, andiamo su. Penso di aver parlato un po' con tutti. Quindi non mi curo dei beni materiali. Vabbè, cazzi tuoi. Arrampichiamoci, andiamocene via. Dobbiamo sgattaiolare, visto che siamo gatti, da questa parte. Bello, come va? Lo sapevi che zia Clementine ci ha insegnato a coltivare delle piante particolari che non necessitano di luce solare? Ne ho un enorme assortimento, vuoi vedere? Mancano ancora dei colori, però. Mi mancano una pianta gialla, una rossa e sì, una viola. Se solo qualcuno agile come te potesse procurarmele. Allora, ti mostro un oggetto. È bellissima, grazie.
potresti trovarmi anche l'ultima. Una pianta gialla. Dove cazzo la trovo? Mi annoio. Qui un tempo zia Clementine ci faceva lezione, imparavamo un sacco di roba fichissima. Pianta gialla, pianta gialla. Sarà qui? Sarà in alto la pianta gialla? Allora, a me non è sembrato di vedere piante gialle giù. Ma magari mi sbaglio io, eh. Solo che più saliamo e meno possibilità di trovare piante, credo. Sono tutti tubi e tuboni. No, direi che da qui in poi le piante non le troviamo facilmente. Allora, pianta gialla, almeno abbiamo un obiettivo, sappiamo che colore dobbiamo cercare. Qui non si va da nessuna parte, a volte si trovano questi vicoli ciechi, insomma, dove non si può andare avanti. Allora, questo è un albero di cose viola. E va bene, la roba viola, ci sta. Ce ne sono, mi sa, due di sti alberi. O quello è l'albero da cui ho colto questo fiorellino. Giallo, giallo, giallo. Giallo. Giallo, vediamo. Ah, questo è il ponte che ci ha condotto qua. Da questo lato non mi pare che ci sia nulla di che. Lì c'è l'albero rosso e va bene, si vede benissimo, ma lì ci sono già stato. Siamo dispettosissimi. Albero viola. Un ricordo. Questo linguaggio robot da compagnia lo hanno creato dal nulla. Impressionante. Ricordo quando è successo, ero già nella rete. Non saprei dire bene quando, ma all'improvviso tutte le forme di comunicazione hanno adottato questi simboli. Sono rimasto intrappolato da solo in un computer per molto tempo, quindi ho tradotto ogni simbolo, ogni parola fino a poter comprendere tutto. Adesso che sono libero e conosco la loro lingua, sono curioso di scoprire cosa hanno da dire. Beh, senza la ricerca di questo fiorellino mi sarei perso un ricordo. Albero rosso, albero viola.
Sto cercando di aguzzare la vista per trovare questi fiori gialli. La verità è che sono già arrivato qua. Cazzarola. Beh, questo secchio mi porterebbe sicuramente giù. Sto tornando esattamente dove ero prima. E qua sono tutti... ragazzi, no, sono tutti tubi da qui in avanti. Dove cacchio te lo prendo il coso giallo? Questo? Porca... Trovato! Bastardo di un fiore giallo di merda. Lo sapevo che ti avrei trovato, maledetto. Ok, da qui a qui a qui. Via. Ragazzi, a fare i completisti qui si perde un sacco di tempo. Se non vuoi aiutarmi non c'è problema, anche se mi hanno sempre insegnato a essere altruista, dico per dire. Toh, piglia questo, grazie, è bello, adoro il colore. Le hai trovate tutte, grazie mille, tieni, prendi la mia spilla come ringraziamento. A tutt'altro aspetto, beh, stammi bene, amico, ci vediamo. Sì, ma questa spilla, esattamente, noi dove dobbiamo... non ce l'abbiamo neanche nell'inventario, cioè non capisco perché uno dovrebbe prodigarsi così tanto per prendere questi oggetti. Sono stupidi collezionabili. Mi manda al manicomio dover fare tutta questa fatica per fare qualcosa, quando poi in realtà il premio non c'è. Comunque sembra che siamo riusciti ad andare via. Ora dovremmo essere all'infracittà, no? Qui ci sono meno neon, probabilmente per la storia che ci hanno raccontato prima. Cioè che si deprimevano perché non c'era luce. Qui dovrebbe arrivare tecnicamente un po' più di luce. Guarda, è una stazione della metropolitana. Avevo completamente dimenticato dell'esistenza di un simile mezzo di trasporto. Potevi raggiungere qualsiasi punto della città, la gente la prendeva per andare al lavoro, la prendevo anche io. Ogni mattina, dopo aver salutato la mia famiglia, a casa. Mi ricordo, ho fatto tutto questo per loro, ma adesso non ci sono più. È stato tanto tempo fa. Volevano vedere l'oltre, ma ha qualche importanza ormai. Cosa ne è stato di loro? Cosa ne è stato di tutti? Comunque, siamo quasi arrivati all'infracittà. Troviamo questa Clementine. Abbiamo una sua foto. Possiamo mostrarla a qualche compagno del circondario. Chissà, potrebbero darci una buona dritta.
e sarò paranoico, ma voglio controllare ogni angolino. Che meraviglia però. Sto posto fa abbastanza paura. Molto da Last of Us come situazione. Però aspettate, prima di procedere qui, che mi sembra essere la zona che ci porta altrove. Beh, no, non c'è niente. Ok. Ricordo. È pieno di libri qui. Dai test di Turing al presente, l'etica dell'intelligenza artificiale. Alcuni mi sono noti, avevo una raccolta tutta mia. Ricordo che niente eguagliava il profumo dei libri e il volgere di una pagina. Era una sensazione quasi di conforto. Leggere un libro era come passare del tempo in compagnia. LEDOC. Mostriamogli la foto. Non è molto loquace. Ma è un drone cattivo. Che figata qua. Clementine sobillatrice oltreggiosa, ribelle, denunciare ogni avvistamento. Veramente. Te l'ho detto 5 volte, Yoshi, non puoi scorrazzare in giro così, è pericoloso. È la prima volta che vedo un robot di questo tipo, sei tutto pelosetto. Ok, sto posto è veramente figo. Madonna, che bello, raga. Questa cosa qua sopra è la più bella di tutto il gioco. L'illuminazione è pazzesca, sti volumi sono incredibili. Che cazzo, ragazzi, che cazzo. Dichiarare la propria identità. Collabora, sarà necessario trasferirti in carcere e riavviarti. Gatto matto. Mamma mia, che bella l'infracittà, cazzo. Mamma mia, che cos'è? È incredibile, signori. Rifletti su questo. Domani, se al posto del mio braccio ne metto un altro robotico, il giorno seguente faccio lo stesso con l'altro braccio, e poi col mio corpo e via dicendo, fino a sostituire tutte le mie componenti e ad aggiornare i miei sistemi, sarò lo stesso robot che ti sta parlando adesso? Sì, è un giochetto che si fa anche con una nave, un giochetto ipotetico che si fa anche con una nave.
se qualcuno ci apre. Vado al lavoro, più tardi. Va bene, amore, ma fa attenzione alle sentinelle. Basta un attimo e ti arrestano senza un motivo. Non preoccuparti, tesoro, andrà tutto bene. Abbiamo solo sentito una conversazione. Guardate che roba qui. Mamma mia, ragazzi, che bello. Che bello, porca miseria. Questo ladro di un commerciante mi ha venduto una batteria difettosa l'altro giorno. Adesso ogni volta che provo ad affrontarlo finge di non sentirmi. Se non ci fossero le sentinelle di guardia sarebbe già materiale di scarto. ED-OC. Che cavolo vuol dire? 2458. Ah, code, non è edo, che code al contrario, quindi 8542, mortacci. Spilla felino, nuovo oggetto ottenuto. Questo me lo fai vedere? Certo che no. Ma dove si vedono gli oggetti, scusami? Ma grazie, comunque mi avete fatto divertire con questo piccolo enigma. Oh, aspettate. No, non si può saltare su quei condizionatori. Mamma mia, che fighi sti vicoli scuri. Comunque questa è una città bella come la prima. È ricca di vicoli, complicatissima da esplorare, è complicatissima. Sei stato nella città di sotto? Avevo un amico lì, Fifi. Non lo vedo da una vita. Fifi. Ok, sta andando molto bene. Oh, ricordo. Questo posto è carino. Cosa darei per sentire davvero la morbidezza dei cuscini o il sapore di una bevanda fresca? Questo drone fa il suo lavoro, ma mi manca il mio corpo, mi mancano le sensazioni. Mi mancano persino la fame e il dolore. Lo so che non è d'aiuto, ma se ci trattenessimo ancora un po' qui? Ti ringrazio di avermi ascoltato, adesso sono pronto. Non so, mi ha chiesto di fermarci, magari se ci fermiamo un attimo. Ok. Ma non è che voglio passare qui tutta la sera, però insomma è anche giusto essere accondiscendente. Ah, le spille me le mette addosso. Ci ho fatto caso solo adesso. Vedete quanto ci faccio caso a queste baccate collezionabili. Proprio sono il mio pane quotidiano proprio.
Portami downstairs. Prima avevo un bar, era il posticino più accogliente del circondario. Poi mi sono beccato un cacciavite nel ginocchio e ho dovuto chiudere. Citazioni a Skyrim. Per quanto questo tizio mi dia fastidio, è il mio unico cliente. Cerca di non spaventarmelo, per favore. È un barbiere. Cos'è questa strana sensazione? Sai com'è, Sleepy? Il mio lavoro è il lavoro. Non stare a perderci la testa. Ok, non so ancora se questa città sia dispersiva o veramente spassosa da esplorare. Ah, vedi, lui è proprio apprezza tantissimo che qualcuno gli dorma sulla panza. Vediamo. Che è un sushi bar questo? Come posso fare per... Ah, cosa posso fare per te stasera, chef? Perché mi chiama chef? Non è lei la chef? Ti faccio un bordello qua dentro. Raga, qui non so bene cosa potremmo fare. Ci sono posti dove in effetti c'è qualcosa di importante, ma menù del giorno, aria secca con ciotola d'olio bollente, qualità suprema. Non lo so, c'è un codice sul muro. Cancellato, 8801. Perché queste cancellature? Mi fa pensare a... Oh cazzo, l'ho visto. Sopra. 8801. Che cazzo ti sei ricordato qui? È interessante vedere come i robot imitano il comportamento e il lavoro degli umani. Qui mi sa che vendono hamburger e cibo da strada. Ricordo il mio locale preferito quando ero umano. Era piccino e accogliente. Il nome del cameriere era... Non ricordo. Cominciava per M, mi pare. Tutto questo perché siamo venuti qua sopra? Non mi pare di vedere nulla di particolarmente interessante, in realtà. Opla. Va bene, usciamo. Qui siamo chiusi. Ok. Immaginavo. Anche qui siamo chiusi. Beh, non ci resta che cercare da queste parti. Stazione di polizia. Condominio. Shop Street. Neko Corp.
Ok, vediamo. Sei uno di quei ragazzetti punk che ascoltano musica tutto il giorno? Non toccare niente, non fare rumore, non chiedermi di farti credito. Madonna, un gestore gentilissimo e professionale. È bello invadere la privacy di questi cattivoni. Non abbiamo le musicassette. Questa è una chitarra molto simile a quella del musicista nei bassi fondi. Sì. Sì. Eccoci qua. Eccoci qua, eccoci qua. E si sale. Ragazzi, op. Porca. Ma perché i robot usano il condizionatore? Sentono caldo, freddo? Forse l'unico motivo per cui dovrebbero usarli è per rinfrescarsi. Alla fine c'hanno dei processori che scaldano. E forse abbiamo trovato chi di dovere? Spilla polizia. Ci possiamo fare qualcosa con la spilla della polizia? O è semplicemente uno stupido collezionabile? So che sto facendo un sacco di cose non necessarie o comunque non molto importanti, però arrivato a questo punto, siccome non so bene che cosa fare, devo provare a fare un po' tutto. Anche perché sono nuovo qui, non è che conosca troppo bene la città. Ma cazzo quanto è bella. Cazzo quanto è bella. Ok, stiamo cominciando a tornare sui nostri passi, più o meno. Tutto qua? Ci sono delle cose a cui aggrapparsi, ma non è questo che devo fare, probabilmente. Qui siamo già stati. Ah, ok. Nulla di nuovo. Mi devo abituare alla città, ragazzi. Non ho una gran memoria per i posti. Anche se riesco tranquillamente a capire che qui ci sono già stato. E qui no.
ottobre 11. Dai che qua c'è qualcosa, dai. Ok. Niente, niente. Non c'è nulla da fare qui, mi sembra molto strano. Boh. Niente di che. Posso giocare con le palline. Sì. È tutto chiuso. Ci sono i condomini. Afferra musica e setta. Quelle sono le nostre cassette. Potrei dartene una, ma dovrei fare una cosa per conto mio. Di Gianma e Mico. Le sentinelle hanno installato 3 telecamere di sicurezza per spiarci. La cosa non ci piace affatto, potresti scrollarcele di dosso? Ok ragazzi, io direi che abbiamo fatto la nostra oretta qui su Stray. Questo è il 5º gameplay su Relax, presto ne arriverà un altro. Finiremo il gioco insieme ovviamente. Però questa città voglio esplorarla proprio con calma, piano piano, facendo le secondarie, perché me la sto godendo.